capito? È tutto logico. Silenzio, silenzio. Oh, no, non c'è. Maionchi. Hai detto Kevin, scusa. Non è Italia's Got Talent. Non è Italia's Got Talent. È la Maionchi, è sbagliato. 98, 97, 3, 2, 1, finito. Ciao, grazie. Ah. Ringraziamo il concorrente che ci saluta in questo modo. Ha finito di esibirsi. Ci vediamo. Ah. Siamo ancora. Ancora perché l'audizione prima di entrare... Ho capito, questa è l'audizione prima... Le è entrato un bruscolino nell'occhio, lo so. Devo fare l'audizione in cui devo presentare per quindi... il mio talento. Sono Kevin Scannamanna. A Scannamaglia? Non ho capito. Sono Kevin Scannamanna. Ah, scusa. Manna. Da parte di madre o da parte di padre? Da parte mia. Importante che sia. Che non avevo capito. Sì. Sono Kevin Scannamanna, ho 25 anni e guardo sempre dritto verso l'obiettivo, non mi guardo mai indietro. Perché? Perché ho la cervicale. È ovvio, se c'è la cervicale non puoi girare. Questo è vero, c'è la cervicale no, seria. Anche se non tocchiamo va bene lo stesso. Quindi il suo talento. Il mio sogno è sempre stato quello di arrivare su un grande palco vicino dei grandi artisti. Oggi finalmente sono su un grande palco. Che già è buono, dai. Questa è un po' cattiva. Però io sperato di Kevin Scannamanna. Comunque il Twitter è innamorato di Kevin Scannamanna. Raga, lo amo Kevin Scannamanna. Se poi la fa parlare. Sono Kevin, ho 25 anni e fra 5 anni voglio essere un artista più grande, quanto più grande, almeno di 5 anni. Giustamente, la matematica c'è. Vabbè, però giusto. Cos'è? Cos'è? Talento! Questo è il nuovo talento generico. È talento generico. I salti mortali. Nome specifico. No. Il talento, parkour. Ah, il parkour! Oh. Quelli che vanno per strada fanno i salti mortali. Salti mortali, parkour. No, ma vanno fatti. Parkour, salti mortali, città. Ma è porcool. Parkour non è una parolaccia. Lei si pensa parkour. Ma ha detto porcool. No, è l'ho detto io, parkour. Scusa. Parkour. Allora, Kevin, non ci sono i muri, non ci sono le strade, faccia finta che ci siano, si esibisca ugualmente. Dai, un bel salto mortale. Salto mortale. Oh, dai, dai. Wow, esibizione. Golden Buzz, Golden. No, aspetti, Golden Buzz, prima lo fa. È prima. Un attimo, dai, vai. Vai. Mamma mia, guarda qua. Un flip flop. Che situa, eh? Aspetta un secondo. C'è un po' di bagnato? È un po' freddo. È pericoloso? Vai. Freddo. Salto mortale. Vai. Salto mortale. Aspetta un attimo. Il corso più grande. Più grande, sì. Prenda più rincorso. Più grande. Su. Dove va? Andando. Vai. Guarda. Tutto il centro. C'è troppa aspettativa. Vai. E allora? Non riesce. Presto forse. Ha tuo talento. Sì, si volta pagina. Allora, via. Basta. Lei ha dei talenti così. Ha un florilegio di talenti. Un florilegio. Sì, però riesce anche. Grazie. Quindi, scartato il parkour, cosa sa fare? Scartato, che parolone. No, accantonato. Sì. Accantoniamo il parkour. Adesso ti accantono io. E la... No, scusi. Cos'ha? L'altro talento che si sente di avere? Beh, beatbox. Beatbox. Wow. Beatbox, sì. Vai. Chi è che fa così? In persona. No, beatbox, cos'è? Beatbox, tu faccio il beat. Io vado, io con i miei amici, 10 amici, e io faccio il beat che è... Che c'è un po' la bocca. E quando sono qui i miei 10 amici, io parto col beat. E loro di solito partono con la box. Verso di... Vabbè, qualcosa di... Comunque anch'io so fare il beatbox. Il bot box. Povero Kevin. So fare anch'io. Sentiamo. Vedi, con qualsiasi cosa tu faccia, evoca cose pornografiche. Aspetta che ci arrivo. Io vedo solo una cosa. Io voglio uno zoom sulla faccia di Kevin. Incredibile, sei bravissimo. Parkour, 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 park
Scusate, è stata un'esperienza mistica vedersi. Adesso sì. Che il tuo nipotino piccolo Max è uscito, scusa, adesso che il tuo nipotino piccolo Kevin è uscito, è andato ovviamente a provare ancora i suoi talenti nel backstage. A chi ti sei ispirato tu per il personaggio di Kevin Scannamanna? Perché tu di dove sei? Allora, sei di Milano, no? Io sono di Como. Ah, sei di Como, ok. Sì, sono di Como. E praticamente questo personaggio qua è un mix fra più cose. Tra i vari personaggi, diciamo, intanto c'è Joey Dix che ha spaccato tutto stasera. Infatti, tutto. Nel frattempo è arrivato Joey Dix, grande ritorno che abbiamo accennato prima. Vado molto al ristorante, credo di aver mangiato più al ristorante che a casa nella mia vita. Sono veramente interessato. Allora è un mix tra il classico ragazzo che c'è, il mix tra il classico ragazzo che c'è ai portici qua a Como, magari un po' zarro, un po' che anche vuole farsi vedere dalla compagnia, eccetera. E un mix tra i tantissimi concorrenti che io ho visto, che il pubblico ha visto negli anni nei talent, perché ci sono, è vero, ci sono quelli che spacciano, cioè i Maneskin vanno lì, hanno un talento, sono lì per la musica proprio, e però ci sono molti che vanno tanto per apparire, perché vogliono questo mito di diventare famosi, questo mito del talento, questa cosa, però non c'è di base una reale passione, una reale cosa. Infatti io devo fare questo personaggio che va ai talent in generale, perché lui vuole, cioè, cioè base è quello, ma lui c'è una grandissima critica sociale, ragazzi, qua si fa pensare la gente.